Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla prova di un SFX potentissimo. Veramente penso uno dei più potenti mai fatti, anche se credo che ci sia un 1000 watt della Silverstone che non si è mai visto sugli scaffali. Questo è il V850 SFX Gold, appena uscito di Cooler Master, proprio nuovo fiammante. Diamo un minutino al mio sponsor. Il nostro sponsor di oggi è CDK Deals, dove potete trovare key come quella di Windows 10 Pro che potete vedere nel video a 15,54 euro. Con il nostro codice sconto FC20 potete togliere un ulteriore 20% al suo prezzo e praticamente portarvelo a casa con 12,43 euro. Quantomeno pagate con PayPal, siete con la garanzia che la key funzioni a differenza di quei sitacci come eBay e Amazon che voi ridete e scherzate, però tante volte le key le vendono a 30 persone diverse e poi dovete stare sempre in ballo a diventare matti, ecco, tutto lì. Buon acquisto, ragazzi. E ringraziamo immediatamente l'amico Ero Sennin per l'esemplare in prova che mi ha mandato personalmente, proprio questo è il suo esemplare, quindi non lo squarterò per l'occasione, però almeno potremo vedere che cosa c'è dentro, fare un bel unboxing e vedere come va in realtà. Unboxing alla vecchia maniera. Qui c'è un foglietto che praticamente sarebbe la guida utente, tra l'altro con l'utilissimo pin-out degli alimentatori ATX, che si può trovare anche un po' dappertutto, ma che può sempre fare comodo. Da notare l'adattatore da SFX a ATX, che qualcuno potrebbe fare comodo. Un po' di fascette in velcro, un po' di fascette normali, il groviglio di cavi. Oh mio Dio! Ed ecco qui che spunta il piccolo mostro da 850 watt nel palmo della mano. È notevole, ragazzi, è notevole. Qui veramente credo che siamo arrivati alla famosa tecnologia, lo stronzio tantalio di cui parlavo un bel po' di tempo fa, perché cazzarola, che come fa sto cosino a essere così potente? Babba mia. Silent standby mode at low loads. Fan will not speed when load is under 15%. Quindi praticamente è fanless sotto il 15% di carico, il che per un 850 watt, che cosa sono? 150, boh, va bene, bell'adesivo. Ciao. Ma guarda che sbirciata che riusciamo a dare dentro, guarda che bella lettona dissipante che c'è qua. Potrebbe sembrare Enhance, ma non sono sicuro. Da questa angolazione non sono tanto sicuro che sia Enhance ce le ha separate tutte le alettone. Lì dentro vedo già il condensatorone al primario che è massiccio, è nero, sarà un Rubicon. Dai, ma attacchiamolo, non perdiamoci in chiacchiere. Armiamoci con i necessari cavi per fare il test. Allora, tenete presente che questo è il cavo ATX, cioè sarà 30 centimetri scarsi, eh. Occhio perché qua il cavo è veramente corto, più del solito anche per un SFX. Cioè, mentre per esempio questo è il cavo PCI Express, che non dico che abbia una lunghezza consona, ma arriva al suo mezzo metro. Questo scordatevi di usarlo in un case normale. Ecco, detto pattiglia amicizia lunga. E mo' attacco tutto. Prontissimi. Questo secondo me è acceso. Vai. La regolazione a carichi sfasati è ovviamente perfetta. Basso, basso. Siamo a 5. Mazza, non arriva a 10 millivolt. Non... C'è un vago disturbo, ma non riesco a isolarlo. Sembra comunque una cosa di poco conto. Il Ripple su 12 è compressissimo qua, andiamo ad accendere qualche lampadina. Oh, ecco qui una stramberia che non mi aspettavo. Un Ripple a bassa frequenza. Vedete che questo è proprio il Ripple classico a bassa frequenza, perché quello ad alta frequenza è bassissimo. C'è un Ripple a bassa frequenza di 30 millivolt secchi su 12 volt, che comunque diciamo che non è una tragedia, però
Però peccato perché il primo test era spettacolarmente basso. Diciamo che qui siamo arrivati più a dei livelli normal, ecco. Vediamo cosa dice il 5 volts. Il 5 volt è bello soppresso invece. Molto ben soppresso. Anche qui c'è questo alone, però io direi che davvero molto basso, 10 millivolt, 12, 13, non di più, mentre il 3.3 volt, figa, inesistente. Cioè, rumore di fondo, 5 millivolt totali, ma il mio oscilloscopio e comunque l'ambiente in cui faccio i test non è così sensibile da poter fare misure del genere. Questa è la scala 5 millivolt per divisione. Voi vedrete praticamente una linea, non vedrete molto di diverso, quindi qua è veramente molto soppresso. Il 12 invece fa capolino con quest'onda, diciamo l'onda anomala. No dai, non voglio essere troppo cattivo, perché 30 non è la fine del mondo. Andiamo a fare il mio solito test di inefficienza. Guarda un po' come scende la... è sceso a 20, invece di salire è sceso. Sembra come se, non so, non gli piacessero i bassi carichi. È strano. Che stramberia. Comunque, adesso do 2 secondi, vediamo il consumometro che mi dice. Allora, io direi che siamo stabilissimi, andrei a vedere il consumometro che dice. Il consumometro dice 310 watt, che è un valore particolarmente basso per un Gold 850 watt a queste potenze. Non mi ricordo moltissimi alimentatori che sono andati sotto i 310, nemmeno Platinum, con un power factor insolitamente meno basso del solito di 0.883 0.884, che comunque non vuole dire granché, è solo che è un valore che mi risulta strano. A questo livello di potenza mi aspettavo qualcosa intorno a 0.9, c'è molta potenza reattiva, il che è strano, ma chi se ne frega, cioè tanto da noi non è un problema questa cosa. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo che succede con il caricone. Io direi di fare uno step intermedio da 550 watt, violentissimo. Possiamo vedere la regolazione che ha un certo calo, ma ricordiamoci che qui anche i miei cavi non sono privi di difetti, anche se questi erano belli tosti, infatti vedo che l'oscillazione è minima. Il ripple sul 12 è sceso rispetto a prima, andando sotto i 20 millivolt adesso, non arriva più a 20 millivolt, ma è qualcosa intorno tra i 15 e i 20, il che non è male. Sul 5 resta un'onda veramente ben soppressa intorno ai, non so, 15, e 3,3 volt è inamovibile con una linea retta praticamente, che adesso proprio sfarfalla, perché ha voglia di sfarfallare. E la smetti un po'. Ok, non c'è quasi niente sul 3,3 volt, quindi diciamo che è una misurazione inutile in questo momento. A questo punto mi concentrerei sulla rete del 12 volt senza indugiare più su quelle minori, che comunque, come possiamo vedere, hanno tenuto botta assolutamente bene sia come ripple che come regolazione, e andiamo a vedere cosa succede. Infatti dice 850 watt, 6 7 8, il drop è abbastanza consistente su tutte le linee. In effetti l'alimentatore è anche piccolino, non c'è un cazzo da dire, però regge bene, cioè nel senso, comunque sta reggendo la potenza di etichetta, anche se diciamo che mi aspettavo un attimino più di solidità a livello della stabilità delle linee.
Però c'è da dire che adesso come adesso con la mia scatola i test sono anche un attimino da questo punto di vista limitati dal numero delle porte d'ingresso. Con la scatola nuova che vedremo dopo sarà diverso. In ogni caso Ripple sotto i 20.000 V costantemente. Vai con la piena potenza anche perché la scatola non ne ha più, comincia a fumare. E signore e signori, direi che questo alimentatore vince contro la mia scatola, anche se le linee sono tutte i limiti massimi di tolleranza per quanto riguarda le regolazioni. In ogni caso, questo qua è veramente silenzioso, non ha ancora accelerato, penso che inizierà a accelerare a breve, perché altrimenti mi esplode, cioè non lo so. Dove sta buttando sotto è scotta parecchio. Io non insisterei perché non è mio e anche perché la scatola invece è mia e mi sta crepando. Quindi ferma tutto finché siamo in tempo e va bene così. Vediamo che ci sono ancora questi 30 millivolt sempre con quest'onda che non lo so perché solo a 100 watt c'è questa cosa, mentre se togli il carico a 12 volt il Ripple magicamente scompare e guarda l'alimentatore come si spegne, il che non è neanche bello perché sai, io non per cattiveria, però attenzione, adesso acceso il 100 watt e 50 dentro e si è riacceso. Allora, che questo alimentatore sia semi-fanless è una merita cazzata, perché appena gli dai un po' di carico questo fa partire la ventola. Adesso io spegnerei qua e vi faccio vedere che si spegne. Accendo 50 watt di carico, si accende. No, allora, cioè, questo già a 150 watt non è più semi-fanless, quindi praticamente questo diventa semi-fanless se il computer è in idle, il che è una cosa che è bene sapere, nel senso, allora, questi vi dicono che è semi-fanless, sì, è semi-fanless se il computer è lì a far niente, altrimenti la ventola partirà sempre. Questo è utile per chi magari lo lascia acceso di notte o cose del genere, per gli altri si scordi la funzionalità del semi-fanless. Per il resto l'alimentatore comunque ha tenuto botta, nel senso che non è stato il più solido del mondo, però da un SFX da 850 watt non è che posso aspettarmi i miracoli. Ecco, diciamo che di questo alimentatore qua, l'OM non lo sappiamo per ora, aspettiamo review altrui di alto lignaggio che io non posso fare perché non lo posso manco aprire. Sono sicuro che il condensatore primario è un Rubicon. Devo dire che la soppressione del Ripple è stata perfetta più o meno in tutto il test, tranne questo 30 mV qua che abbiamo visto. Ai bassi carichi, che comunque non è niente di mortale, nel senso che comunque è una buona compressione, molto buona, non solo buona. Se non vi spiace lo spengo perché stavo morendo accecato a questo punto del test, io come sempre muoio. E che dire, io direi che come SFX il test lo passa sicuramente, è andato bene. Si è arroventato un po' sul sotto, ma non è che ha sciolto la plastica, quindi diciamo che comunque ci sta, nel senso che qui 850 watt da un aggeggetto così piccolo è relativamente anche leggero, ecco, nel senso non è molto pesante. Ho sentito SFX più pesanti molto spesso, quindi hanno veramente compattato una bomba di potenza in un microbo, il che è anche bello. Resta da capire un po' tutto quello che ci sta dentro, cosa che io in questo momento, vi ripeto, non posso fare, però per il resto vedo un sacco di polimerici di qui, di là. Mi sembra che abbiano lavorato addirittura sulle pareti dell'alimentatore mettendo delle schedine laterali. Sembra che abbiano veramente usato ogni centimetro possibile di questo piccolo volume per stipare tutta questa potenza. Quindi sì, a me è piaciuto questo alimentatore. Spero proprio che non abbia delle stramberie tipo gli MV Gold e cose del genere, ma a occhio e croce, sinceramente, non saprei dirvelo. Io posso solo guardare il risultato del test, e il risultato del test è che l'alimentatore è andato bene. Quindi con questo vi saluto e presto vedremo negli altri video, a parte che ho lì uno schifosissimo Smart SE da
non dico far brillare perché non è così bomba, però da massacrare sì, e vedremo presto il making of della scatola matta volume 2 da PC Hunter dove lavoro, quindi venite a visitare il sito o a trovarmi per manganellarmi. Vi ricordo il mio canale Telegram e il canale offerte, iscrivetevi, fate come vi pare, lasciatemi like, fate come vi pare o mandatemi a fanculo, come volete voi. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.